artista chiama artista nasce un po' a metà percorso tra l'ultima quadriennale e la prossima edizione. L'idea è stata quella di attingere dall'ultima proposta organica dell'istituzione, che era la 15ª quadriennale d'arte, e di proporre un'iniziativa che fosse particolarmente rivolta alla giovane arte. È una responsabilità grossa, è un onore pesante che si dà a un artista, non propriamente un maestro, un artista ancora una scommessa grossa. Si deve puntare solamente, si ha solamente una fiche da puntare, e questa scelta poi si palesa in un'opera assai specifica. Quindi anche questo è un elemento importante. Non si invita semplicemente un artista giovane a presentare il suo lavoro, ma si invita un artista giovane a produrre un lavoro. E questo poi va anche a merito della quadriennale, che immagino faccia un investimento, un sacrificio su quello, anche per produrre un'opera che viene realizzata dall'inizio. Mario Ro ha scelto un artista 26enne che conosce da diverso tempo, con il quale condivide anche un percorso professionale da lungo tempo, e mentre Bruno Esposito per il momento sembra più orientata a scegliere un artista di cui per il momento dichiara di non conoscere, che non conosce personalmente, ma pensa di scegliere l'artista solo sulla base della forza del suo linguaggio. Lei dice: voglio scegliere un artista di cui abbia già visto un'opera che mi abbia fortemente colpito. Loris Cecchini sta seguendo ancora un percorso diverso. L'idea è quella di dare la possibilità di lavorare a un artista che fa un lavoro meno da studio, quindi meno relativo agli oggetti o a piccole cose, e lavora più direttamente sullo spazio. I tre artisti che hanno tutti e tre avuto esperienze didattiche e quindi sono abituati all'esigenza di trasmettere esperienza e conoscenza, e tutti e tre hanno avuto una significativa attività all'estero, quindi hanno anche un modus operandi che può essere adatto per interagire con giovani artisti e far capire come si fanno le cose e come diversamente le cose si possono fare nel settore dell'arte. L'ultima edizione della quadriennale ha ribadito la tendenza degli artisti a esprimersi sempre di più con linguaggi installativi, con installazione, forse perché sono particolarmente adatti ad esprimere la complessità, le tensioni che accompagnano anche il loro vivere e anche il loro interrogarsi sul tempo che vivono. C'è stata comunque una certa prevalenza della fotografia nell'ultima edizione, però è difficile dire quali possano essere le tematiche prevalenti. Ci sono artisti che hanno una dimensione più intimistica, altri che... Ecco, forse si può dire che gli artisti italiani rispetto agli artisti di altri paesi sembrano per il momento meno orientati a affrontare tematiche di tipo politico e sociale.